Ammonta a 202 milioni di euro in 3 annualità il fondo concesso ai comuni danneggiati dal maltempo del 2017. Oggi, in regione a Pescara, la firma delle convenzioni tra il presidente Marco Marsilio e i 69 sindaci interessati. A Palazzo Chigi, nella seduta del CIPE, sono stati finalmente distribuiti questi fondi che erano disponibili nel bilancio dello Stato da almeno un anno e mezzo prima. Credo che nel meccanismo di trasferimento dei fondi dallo Stato agli enti locali si debba accelerare e debbano cambiare queste regole. Ovviamente finanziamo i progetti che sono già immediatamente, diciamo, esecutivi e quindi possono andare in gara d'appalto. Le norme che ci hanno imposto anche dal Ministero sono stringenti da questo punto di vista, quindi si parte con quelli che avevano un grado di definizione già elevato, e altri interventi si possono fare nei prossimi 2 anni, perché questi 202 milioni che sono stati riservati alla Regione Abruzzo vengono distribuiti in 3 annualità. Comuni che ancora devono completare le progettazioni e preparare gli interventi hanno tempo per farlo entro gennaio per poter ambire alla seconda annualità e così via. Sulla ricostruzione invece del terremoto del 2016, i comuni che lamentano esclusioni, si può fare ancora qualcosa? Si può e si deve fare ancora molto. Si è creata una grande aspettativa sul decreto legge che inizialmente doveva essere un decreto legge dedicato al terremoto. Poi il governo e in particolare il sottosegretario Crimi ha scelto di inserire questo decreto all'interno dello sblocca cantieri. Sembrava, inizialmente lui pensava che lo sblocca cantieri avrebbe avuto una corsia preferenziale, invece abbiamo dovuto verificare che ha una serie di problemi politici di tenuta della maggioranza che hanno rallentato prima l'adozione del decreto in Consiglio dei Ministri e quindi siamo stati 2 mesi ad attendere. Adesso fanno fatica ad approvarlo in aula tra una serie di tensioni. Io spero che questi giorni che mancano alla ripresa dei lavori martedì in Senato possano servire al governo per trovare l'energia, la forza e la consapevolezza dell'urgenza di inserire queste norme e di non perdere questo ultimo treno, perché rischiamo davvero di arrivare fuori tempo massimo.